Il titolo scelto per questa mostra, La sfida della fotografia, mi sembra estremamente tematico. Ci può parlare di questa mostra partendo appunto da questo titolo scelto? Sono convinto, e non solo io, penso, che la fotografia abbia, nel momento in cui è stata inventata, modificato, inquinato, se si vuole negativamente o positivamente, no, tutto il sistema culturale, non solo quello delle arti visive, ma della cultura tout court. Il pittore Pompier francese, Della Roche, quando Daguerre fece conoscere la sua invenzione nel 1839, non è mai eccessivo ripetere la data ufficiale dell'invenzione della fotografia, disse: da oggi la pittura è morta. La pittura non morì, come non morì il teatro con l'invenzione del cinematografo alla fine dell'Ottocento, però sicuramente tutto. Molte cose cambiarono. Nel corso di 170 e più anni, no, la fotografia ha invaso come una piovra un po' tutto il sistema delle arti visive, tant'è vero che oggi non c'è pittore che non abbia un punto di riferimento nella fotografia. Lasciamo il tempo delle avanguardie storiche, Man Ray, Molinaggi, gli anni 20-30, dove la fotografia viene presa a simbolo, a emblema della modernità. La sfida perché in Italia è ancora una sfida, perché in Italia, dove i miei colleghi storici dell'arte mi hanno detto non ci occupiamo troppo di fotografia perché abbiamo tanta di quell'arte in Italia, vorrei dirlo se fossi un attore in una maniera ancora più così melliflua. Abbiamo tanta di quell'arte in Italia che non abbiamo tempo di occuparci della fotografia. E qualcuno, magari al massimo, anni fa conosceva Nadar, no? Allora, ma non è solo conoscere filologicamente, è anche impegnarsi dentro un linguaggio che è nuovo, quello dell'immagine fotografica, no? Chi si è occupato anche di problemi linguistici della fotografia potrebbe rivelarli e spiegarli molto meglio di quello che io intendo fare adesso. Allora, in America la fotografia è praticamente nata, anche se è stata inventata in Francia. L'anno successivo all'invenzione a Broadway c'erano 150 studi di daguerreotipia, più che in tutta Europa. Non avevano alle spalle quello che abbiamo noi. E quindi la fotografia è diventata l'arte degli Stati Uniti d'America. Se poi pensiamo a Warhol, cos'è se non il frutto di questa idea nuova di immagine? No, ecco, in Francia, in Germania, in Inghilterra, ovunque la fotografia ha avuto le protezioni anche culturali massime. In Italia no. I motivi sono anche ovviamente sociologici, storici, la formazione dello Stato, no? E quindi abbiamo dei problemi più globali, eccetera. Ma questo cappa dell'arte tradizionale, classica, eccetera, ancora invade. È una sfida che sta per essere vincente, perché fra qualche decennio tutto sarà fotografia o quello che viene dopo. Ecco, questo va anche detto, la fotografia inizia, poi c'è il cinema, poi c'è la televisione, poi c'è internet e non sappiamo cosa verrà ancora dopo. Un'altra parola importante che si rintraccia all'interno del titolo è racconto. Infatti si compone la sfida della fotografia, un inedito racconto per immagine. Partendo anche dalla possibilità di avere un museo grande, sette sale, no? Abbiamo cercato con gli amici che hanno collaborato con me per la costruzione della mostra e del libro, fatto un itinerario di sale dal numero 1 al numero 7, partendo un po' dall'antico per arrivare al contemporaneo.
il volume ripercorre pari pari, anche con un numero minore di immagini, quello che è l'itinerario della mostra, che secondo me va intesa anche dal punto di vista didattico. Ci sono fotografie anche apparentemente banali, che però fanno parte della storia profonda della fotografia. Io non sono un collezionista, sono uno che si è occupato di storia della fotografia e quindi ha un archivio di immagini. Ogni immagine ha un suo significato, anche dal punto di vista della tecnica, della riproduzione, della trascrizione ad inchiostro, di quello che riguarda il mondo dell'editoria, del giornalismo e della comunicazione tout court. Quindi, questo l'ho anche sempre pensato, qualunque immagine ha una storia straordinaria, anche la più banale, una cartolina, una fotografia su un quotidiano. Pensate quell'immagine da dove nasce? Nasce da tutto un processo tecnologico che è della modernità. Questo si dimentica, no? Che la fotografia ha accompagnato e preteso contemporaneamente una tecnologia che la veicolasse, la diffondesse a livello globale. All'interno della mostra non ci sono esposte solo esclusivamente fotografie, ma ci sarà anche una sezione dedicata dei libri antichi. Un mio sogno, quello che di fare una mostra solo dei libri, per dire, no? Ma naturalmente le immagini consentono anche delle sintesi maggiori, un libro va sfogliato pagina dopo pagina, ma abbiamo esposto almeno gli emblemi della letteratura sulla fotografia. Anche questa è una sfida. Ecco è stato uno dei pochissimi in Italia che ha capito subito l'importanza del fumetto, l'importanza dell'immagine, l'importanza di questa cultura di massa che però ha investito tutto il nostro scibile. La gente che vede la televisione, che sfoglia i giornali, è incolta dell'immagine. E allora chiudo questa risposta ricordando l'anatema di Laszlo Molinács, grande profeta e guru del Bauhaus negli anni 20 in Germania, che scrisse nel 1925: l'illetterato del futuro sarà colui che non conosce la fotografia come oggi non conosce la letteratura. Punto e basta. Io lo vado ripetendo da 60 anni, non so cosa sia successo nel frattempo. Qualcosa sì, devo dire, non voglio essere pessimista al massimo. L'immagine scelta per questa mostra è estremamente significativa. È una fotografia di Veronesi del 1978. Nella scelta di un'immagine per una copertina, di una mostra, di qualunque libro, è problematica, in quanto, non so, una foto di paesaggio connota quel tema, il ritratto, quello del ritratto, la figura ambientata a sua volta, quella bellica, eccetera. Lei ha tra le mani un libro che lei ha realizzato nel 1971, circa 40 anni fa. Non credo che sia casuale questa scelta di tenere tra le mani questa pubblicazione. Non è un caso, ha fatto bene. Io volevo avere un libro in mano, perché sempre bisogna avere in mano qualcosa quando si parla, no? Anzi, io anche quando esco di casa prendo un libro. Me l'aveva insegnato Mario De Luigi, mio grande maestro e poi amico, il pittore De Luigi, usciva sempre con un libro sotto il braccio, era un po' tipico anche dei veneziani artisti, il libro sotto il braccio è una prova così di essere degli intellettuali, è come Nadar quando fotografava gli scrittori, per esempio c'è la foto di Victor Hugo, e metteva, perché dovevano stare fermi i personaggi, perché serviva qualche secondo perlomeno, e allora metteva un libro e c'è la foto di Victor Hugo con un libro. Allora il libro immediatamente nell'immagine, il resto non c'era nulla, ma un libro. Allora si capiva che quello era uno scrittore. Comunque, a parte questo,
ho preso un libro, direi non a caso, ho preso questo, che è un libro che mi è molto caro, è Una casa è una casa. E questo libro è dedicato all'edilizia rurale del Pordenonese in particolare, no? Case che molte non esistono più, perché col terremoto del 76, proprio tutta la zona di Costa Beorchia, sopra Pinzano, crollarono tutte, erano fragili, stavano su con del palafitte di legno, crollarono tutte. Quindi anche un documento notevole di quello che era la cultura architettonica locale, no? E il testo lo scrisse Elio Bartolini. Il libro è un libro tutto di immagini, tutto da vedere, questo anche l'ho impaginato io ed è un racconto sulle case friulane. È molto importante per me la diacronia, ossia rivedere le cose, le persone nel corso degli anni, del tempo. Non è un'invenzione della fotografia, l'aveva fatto anche Monet, per esempio i disegni della cattedrale, vista tutte le ore del giorno, questo variare anche, se vogliamo, in senso concettuale, si capisce che la realtà non è una sola, ma è sempre in divenire, c'è sempre una trasformazione dalla mattina alla sera, dal giorno all'indomani, da un anno all'altro anno. Basta pensare a un albero senza foglie, poi con le foglie, poi le foglie che cadono, i fiori, eccetera. E vorrei rifarlo tornando sugli stessi luoghi e fotografando le stesse case, in qualche caso le stesse persone. In parte l'ho fatto al suo tempo in una serie di interni proprio in Valcellina, ritornando dopo 15 anni nello stesso luogo, mettendomi nello stesso punto di vista e fotografando le stesse persone. È una cosa struggente, terribile, queste persone nel corso di 15 anni invecchiate, ma non solo fisicamente. Poi la trasformazione dell'ambiente, i pavimenti, i mobili, l'arredo, è la trasformazione della società nel corso del tempo. La mostra si conclude con una sezione dedicata alla sua attività di fotografo. Cominciai a interessarmi un po' di pittura, come tutti, credo, quasi tutti, e di cinema. Allora, nella mostra ci sono alcuni esempi, alcuni campioni, diciamo, del mio passaggio come fotografo. Ero anche bravo, lo devo dire io, perché passano i decenni e chi si occupa anche, non solo di fotografia, in questo caso di fotografia, o è ignorante, cosa facile, perché pochi leggono, pochi hanno visto, pochi conoscono, o sono invece scaltri e invidiosi. Allora io ho deciso già da qualche anno di essere io a dire quello che ho fatto. No, so, per esempio i paparazzi li ho io valutati, addirittura pubblicando nella rivista Ferrania anche in edizione inglese, prima che uscisse il film di Fellini, no, ho fatto una presentazione di Tazio Secchiaroli dal titolo Un fotografo della dolce vita, Tazio Secchiaroli. Questo pubblicato nell'ottobre del 59 nella rivista Ferrania. Ho scritto 600 saggi, un centinaio di libri, no, che nessuno legge, che pochi leggono, no? Alle origini della fotografia scientifica, è un libretto che, e lo dico perché quello fa capire quante persone leggono, un titolo unico, non solo in Italia, Alle origini della fotografia scientifica, quindi parto addirittura dal 600, no? Quindi dagli alchimisti, no? Io ho ricevuto un rendiconto di vendite del libro come diritto d'autore di 9,40 euro in un anno. Quindi questo vi dice quanto gli studiosi di fotografia, no, sanno,
millantando conoscenze indirette, scrivendo storie e storielle di seconda, terza, quarta mano, senza passare per le fonti. Ecco che la mia biblioteca, quella vecchia e quella nuova che continuo a costruire, di cui ci sono nella mostra di Pordenone degli incunaboli unici, no? Ha importanza perché io scopro continuamente, per quel poco che so, so più di tutti. Scusate.